belle gnocche, per finire ai calciatori, poi ci sono finiti dentro anche un po' i politici, un po' di tutto, però risultano abbastanza interessanti perché riesce a dire un po' ridendo, un po' scherzando, un po' con battute, delle cose che magari chi intervista normalmente gli scoccia un po' a farla, quindi gliela buttiamo come battuta e a volte ci sono delle risposte interessanti, a volte fingono di non capire, ma il più delle volte, come dice, prendono il ritmo del più cazzaro, tra virgolette, se si può dire, e quindi sono un po' più sciallati anche i politici. Bergastolo ormai si è ritagliato quel suo spazio al libro possibile, tanto da esserne una presenza fissa e insostituibile e tanto da portarlo a sentirsi pugliese d'adozione. Mi dispiace per il festival, perché è un bellissimo festival e ci vuole qualcosa che abbassi un po' la qualità. Quindi mi chiamano apposta per abbassare la qualità del festival normalmente dove vado, però la Polignano ormai è una roba che si fa da anni. Io sono molto d'adozione, mi sento pugliese, con Verseno, pur abitando a Spezia, qui dalle Cinque Terre, Manarola è molto simile, se vogliamo, un po' a Polignano, alla Scogliera, e quindi mi trovo benissimo. Tantissimi i personaggi che il comico ligure in queste edizioni ha intervistato, ma in questa ultima grande soddisfazione gli è stata data dall'intervista impossibile con l'imprenditore del Kashmir umbro Brunello Cucinelli. Una delle interviste più belle è stata quella con Cucinelli Brunello, questo del Kashmir italiano, che è un personaggio straordinario, che ha queste folgorazioni da monaco benedettino piuttosto che da grandi filosofi. E intervistandoli sera siamo diventati come dei pazzi, si è trovata veramente la chimica del cazzeggio quello vero. Ultimo appuntamento vergassoliano sul palco della kermesse letteraria è stato con Carlo Cottarelli. Vergasso l'ironizza. Cottarelli ce l'abbiamo qua davanti, ma Cottarelli non lo so, cioè tipo l'inutile chiamata che ha avuto la Presidente Mattarella, l'ha già messa nel curriculum, questa è una delle cose che voglio chiedergli perché non è servita a nulla.